Incontro il bimbo più stupido di GTA Online, non fa altro che continuare a farsi killare a manetta, senza riuscire a combinare niente. Credo di aver trovato la sessione più bella, non solo di quelle antisportive, ma di tutto GTA Online in generale. Abbiamo due persone, tre hanno abbandonato negli ultimi 30 secondi. E dove stanno? Perché, oh, uno in casa, uno fuori. Forse in qualche modo, visto che ha YouTube nel nome, questo combina qualcosa. Anche perché è la quarta sessione che cambio e ovviamente mi riporta in questa identica sessione. Quindi abbiamo capito che non ce ne siano altre. Per cui teletrasportiamoci qua e speriamo si riempia. C'è da dire che è vero, sono le 5:02 di mattina, ma in teoria le sessioni antisportive sono internazionali, quindi dovrebbero essere altri orari in giro per il mondo e la gente dovrebbe giocare in giro per il mondo. Eppure così non è. Un recap veloce delle ultime sessioni antisportive: abbiamo trovato un immortale con la Toreador indistruttibile, un immortale che stava con la skin del coniglio e usava la Toreador indistruttibile, degli italiani che mi volevano morto, 4 credo, quindi oggi tutto sommato potrebbe andare meglio. Se non ce ne sono, da notare che la gente abbandona e rientra perché spera appunto di trovare altre sessioni. Quindi spero che tutti gli antisportivi stiano semplicemente cambiando sessione sperando di trovarne un'altra. Sai che devi fare? Devi morire. Ovviamente si è nascosto dietro al palazzo. Infatti vede che credo fosse il carro armato. Ho scambiato una moto per il carro armato RC. Dov'è sto tipo? Ah, è qui davanti con il Raichu. Perché non l'aggancio? Voglio capire perché non l'aggancio. Allora intanto senti, tu devi morire. Puoi morire per forza, sì. Puoi prenderlo. Oh, grazie, perfetto. Allora l'altro tizio con Raichu dove sta? Ma io mi sto divertendo tantissimo. Sta uccidendo altri giocatori. Va bene, eccolo là. Sta prendendo quota. Non so che abbia intenzione di fare. Probabilmente ha intenzione di venire in picchiata per cercare di distruggermi, cosa che non riuscirai a fare. Ma si crede pure esperto questo, eh. Sei espertissimo. Oggi ti distruggo. Ti distruggo la vita. Dai che lo prendo, forza. Su. Figurati se. Come no? No, ma questo non lo prendi mai con i missili. Già, non dico che sia bravo, ma sembra decente, un pochino perlomeno. Ma io posso mettermi a competere in sessioni da completi idioti con sta gente che non capisce un cazzo, non ha la minima idea di cosa sta facendo. Cazzo c'è sul letto? Mosca di merda. L'hanno abbattuto. Perché deve essere sempre così? Prenderò il Raichu, aspetterò che lo riprenda. Ecco, tiè, metto qua e aspetto. Dove sta e che cosa... Oh, lo sta riprendendo. Molto bene. Verifichiamo. Ma se sta in questo... Esatto, molto bene. Allora, restiamo visibili al radar. Così capisce che ce l'ho anche io. Spero capisca che mi voglio scontrare con lui. Sa che non lo sta capendo perché sta andando a uccidere il tizio rosa. Gli deve essere roduto il culo. Io sono fortissimo con il Raichu. È impossibile che gli altri giocatori riescano ad abbattermi. Si è messo in modalità stealth. Sta off radar. Probabilmente mi ha visto. Non è detto. Dovrebbe stare da queste parti. Cerchiamo di capire. Ok, lo vedo. Molto bene. Dunque, dovrei farmi vedere. No. Mi faccio vedere quando sono dietro. Se sei bravo in dogfight, riuscirei a gestire la situazione ugualmente. Vediamo. Mamma mia, attenzione. È forse bravino? Come no? No, fa proprio schifo. Vai, vai, continua. Bravo, buttati. Tom Connors, succhiami le palle. Che cosa stai facendo? Come mai ti butti, bro? Per caso hai avuto problemi a contrastarmi? Mi sta sparando con la mitragliatrice. Davvero? Davvero mi stava sparando con la mitragliatrice? Senza scherzare. Ma come ti viene in mente? Certo. È abbandonato. Pensa a te che cosa succede ora che è abbandonato. Ritorni qui dentro. Piuttosto il tizio rosa che sta al casino, forse sul tetto, no, sta per terra, sta cercando di spararmi con quelli che credo siano i colpi esplosivi. Perché se è il cecchino normale, non sei un coglione. Peggio. Ma quell'altro rientra. Sì, vedi, il capitano, levati dai coglioni. Sta colpendo con i colpi esplosivi e ti distruggo adesso. Vaffanculo. Non mi interessa se sono morto. Dicevo, rientrerà in base operativa probabilmente in tempo zero. E infatti è rientrato. E ora bisogna capire dove sta. Non sta in base operativa. Sta all'hangar. Vorrà prendersi la rivincita. Vieni a prendertela, vieni. Ah, vedi, vedi. Sì. Bravo. Vieni.
Figlio di puttana, col cazzo che lo fai, col cazzo. Sacco di merda. Il problema è che ora esco e stare lì ad aspettare. Devo suicidarmi in tempo zero. Ok, a posto. Mi teletrasporto da un'altra parte. Quello è in modalità stealth, quindi non ho idea di cosa stia facendo. Speriamo che non mi stia cercando, cosa che molto probabilmente sta facendo. Intanto vediamo di cacciare questa mosca. Pare che io l'abbia presa. Come cazzo è possibile che non ci sia nessuno online? Non può essere l'orario, perché ne abbiamo parlato prima. A parte che in realtà le sessioni antisportive sono piene di italiani, in genere, ho riscontrato ultimamente. Quindi forse è anche plausibile. Che devo fare? Mi metto a modificare sto Raiju, che mi serve il colore arancione per le thumbnails. Anche perché non rimane molto da fare. Buttiamo soldi. Veicoli duplicati di riserva e a ripetizione, giusto perché me lo posso permettere. Se volete permettervelo anche voi, avendo tutti quei soldi, vi spiego come farli. Trovate i miei contatti qui sotto. Hanno iniziato un duello nel 2024. Iniziano un duello, ma mi spieghi come cazzo sia possibile? Questo se la prende veramente a male per qualsiasi cosa, a tal punto da invitare a duello. Beh, vorrà dire che farò un po' di kill mentre non mi vede sul radar. Questa cosa non l'hanno mai risolta. Quando c'è un duello in corso non vedi gli altri giocatori. Vediamo un po', dunque, stanno qui davanti. Potrebbe risultare abbastanza facile prenderli, spero. Mettiamoci in modalità verticale, così abbiamo più praticità nel farlo. Eccolo qua, bene, tieni, ecco fatto. Una kill a lui, facile facile, è stata fatta. Ora ovviamente si è accorto della mia presenza, ma non... Vaffanculo, dicevo non potrei reagire, no, ma ci pensa l'altro! Ci pensa, adesso ti vengo a distruggere mentre fai il duello. Da questo che cazzo fa? Questo ogni volta prende veicoli dalla strada e si mette a killare in quella maniera. Ma sei normale? Non ti senti neanche un po' in difetto? Ma neanche prende il Nightshare che dice vabbè, no, veicoli dalla strada. Questo se n'è andato in base operativa. Dove cazzo sta? In quale cazzo di... Ah no, sta in appartamento. Oh no, ha inviato i mercenari ad attaccarmi. Ma quanto sei bambino, da 1 a 10? Già dovevo capirlo da come si... Cosa fa Mova al casino? Ma già dovevo capirlo dal fatto che ha fatto 3 kill e tutte e 3 le ha fatte nella stessa maniera, prendendo un veicolo dalla strada. Idiota, prendi ancora veicoli dalla strada. Vediamo, vediamo se ti va. Guarda là, che cazzo fa adesso? Vabbè, rapinatore ovviamente. Che cazzo farà? Si va a rintanare al casino? Infatti, esatto. Ma o si rintana dentro al casino o va sul tetto pensando di avere chissà quale vantaggio. Lui si è rintanato in casa e non esce più. Non uscirà per nessuna ragione al mondo. E mi sa che un altro che farà la stessa cosa è lui. Non so dove sia andato, credo all'attico. E non si unisce nessun altro. Fai per favore uscire, eh? Anche perché che cazzo di mossa è stare fermo dentro al casino? Cosa potrà mai fare? Non ti dà kill, non ti dà soddisfazione. Solo servire a non subirne altre, ma io credo che dopo aver subito un determinato numero di kill, qualcuno pensi, ok, voglio recuperarle, non mi metto dentro al casino. Ah, è la tecnica del mi metto dentro al casino, così lui non può farmi altre kill e nonostante sia in vantaggio, non può appunto farne altre, non può sentirsi più superiore, non può sentirsi più soddisfatto. Avrà senso. Tante volte c'è gente che se la prende non tanto sul personale, troppo sul personale. Il problema è che credono di no. Credono di essere intelligenti, scaltri, di non prendersela effettivamente sul personale. La metà di questo video è passata a parlare, anche perché non è che io possa fare molto altro. No, non ci credo. È uscito. Beh, lui pensa... Allora, se io mi tippo qua sopra, lui non vedrà l'icona, penserà stia uscendo da qui davanti e crederà di riuscire a uccidermi. Io invece esco dal tetto. È tutta qui dentro. Non lasciare mai capire la tua prossima mossa. Sta distruggendo cose lì fuori. Ok, vediamo. Chissà che cosa starà pensando in questo momento, in che maniera si è preparato. Ah, si è preparato nascondendosi al radar, chiaramente. Va bene. Si vede quanto sia bambino comunque. Credo sia proprio palese. Eccolo. Sempre con un'auto di merda, gira ovviamente. Così, tanto per gradire. Ci avrà, ma penso al massimo, 13 anni, perché di più non può averne. Dai, vai, scappa. Fuggi, verme, fuggi.
Che sta facendo? Sta girando in tondo. Non sa minimamente che fare, ho finito i colpi esplosivi. Va bene, non ce n'è bisogno, capirai, con un simile scarsone. Si sta buttando nelle fogne, no? Ha preso un altro veicolo e se ne sta di nuovo andando via? Perché lo fai? Spiegami, perché lo fai? Perché ti comporti in questa maniera? Io non ci sto credendo. Sto facendo un video su una sessione di due persone e al momento una! Una sola! Cosa sta andando a fare? Non è ben chiaro. Sono estremamente curioso di vedere che cosa si è inventato. Perché dai, qualcosa si deve essere inventato. Non può essere rimasto lì a non far niente. Non ci voglio Si è messo in passiva per girare con sta cazzo di macchina di merda orribile e suonare il clacson quando mi avvicino a lui. Ho deciso di andare all'Avenger. Beh, se va all'Avenger, fortunatamente si toglie la passiva. Probabilmente non lo saprà, tra l'altro. Mo' si è messo dentro. Alle torrette, probabilmente. Quindi vediamo di distruggerglielo velocemente. Eccolo. Guarda che stupido idiota. Non era neanche andato alle torrette, l'ho sopravvalutato. Vai, vediamo. Che combini adesso? Sono curioso di vedere. Oh, sta cercando di cecchinarmi. Ce la farà? Figurati. Beh, vuoi fare qualcosa, per favore? Ti prego, ti scongiuro. No, perché mi sto annoiando, Ha attivato la modalità fantasma. Ah, sì? E io c'ho l'Ester. Figurati se le sa ste cose. Ancora! Basta! Basta! Basta, che è? Come cazzo avrà fatto? Io mi ero messo in modalità fantasma. È impossibile che sia riuscito. Oh, guarda, la sua macchina. Secondo voi vorrà venirsela a prendere? Probabile. Ma non riuscirà, minima. Da notare che non ha la minima idea del motivo per cui io sto riuscendo a ucciderlo o di come fare per reagire. Ma nel frattempo si prende un'altra macchina e vaga. Ha riattivato la modalità fantasma. Sai, vero che se io faccio un incarico la modalità fantasma non la puoi più utilizzare? Ma lui tra l'altro si è messo la modalità fantasma ma continua a spararmi. Oh, è riuscito finalmente, giusto perché sono scemo io. Vagli a spiegare che c'è il rapinatore. Bueno, guarda che stupido, mica se l'aspetta, ovviamente, come dicevo. Quanto sei coglione. Proprio cretino. Ma non è che gli viene in mente di spararmi magari con... ancora con sti cazzo di colpi esplosivi. Vai, continua con sti colpi esplosivi, continua. Vediamo, vediamo cosa riesci a fare. Probabilmente niente, esatto. Finché stai fermo, poi. Dico la verità, potrei stare annoiandomi parecchio. In maniera indefinita, ma di sicuro elevata. L'unica cosa che posso fare è cercare di killarlo. Ancora, ancora! Porca puttana, quanto sei bambino! Guarda, bro, abbi pazienza, ma me pia più. Si può!